Cari amici, buongiorno e bentrovati con un po' di ritardo stamattina per la nostra rassegna stampa. Va Come bene. tutti i lunedì è con me Marilena Rodi. Buongiorno Marilena. Buondì, ed è con noi anche Valentino Sgaramella, buondì. Ben trovati a tutti. corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno, ormai lo conoscete. Abbiamo con noi Con il quale appunto. abbiamo vissuto tante battaglie, possiamo dirlo? Assolutamente sì. Diciamolo, Sofia. Onorato. Buongiorno. Abbiamo Siamo al Gazzetta del Macondo, diciamo, Mezzogiorno. prendiamo questa sera in compagnia con i nostri lettori, prego. Solo se metto anche Valentino. la tua lavativa. Allora, fuga dal voto, atto secondo. Diciamo che è una fuga fisiologica, è normale che ci sia un calo, anzi, di questi tempi, con la disaffezione che c'è, avere un calo così tutto sommato, tra virgolette, contenuto è un miracolo. Quindi al secondo turno la gente normalmente va meno a votare, per cui semmai la vera notizia relativa a questo calo è quello di Roma. A Roma, Infatti. lì sì, vota il 34%, a Roma solo il 32% per il duello Marino-Alemanno ed è il Corriere della Sera che titola. Nelle città l'affluenza crolla, giù di 8 punti e mezzo rispetto al primo turno, oggi si è già aperti fino alle 15. Grillo attacca Boldrini e non è una notizia ormai No, beh, che Grillo attacchi diciamo l'istituzione. che sì, ma vedi, al lupo. Poi quando arrivò il lupo fu mangiato, perché nessuno corse in suo corso. C'è un piedino di Alberoni, la solita rubricola del lunedì. I partiti sono finiti, ma il PD non se ne è accorto. È l'ultima forza di apparato della politica italiana e lotta contro il cambiamento. In realtà questa è una verità, nel senso che il Partito Democratico è veramente rimasto l'unico partito, perché l'unico partito è formato da tante persone rappresentano comunque una rappresentanza del popolo. E a questo punto dovremmo essere quasi sconcertati della situazione del Partito Democratico, non per il Partito Democratico, ma per tutto il resto della mela, nel senso che il mondo si sfascia, il Partito Democratico cerca di sopravvivere, però viene pure deriso, perché al suo interno ha queste disidie. Ma dove stiamo andando? Sì, no, io leggevo una breve intervista l'altro giorno di Pippo Civati, che è quello viene raffigurato dalla stampa come colui il quale nel PD è il più vicino al Movimento 5 Stelle, diciamo che è quello che ca ne capisce le ragioni. Ma il Partito Democratico continua ad essere in uno stato di profonda crisi, al di là del fatto che vive un po' sulla rendita del governo Letta, ma deve a breve, secondo me, trovare delle motivazioni che consentano di ritrovare se stesso. Non vedo leader carismatici in grado al momento di poter fare questa operazione. Io onestamente sono un po' nostalgica, nel senso che l'unico partito che era rimasto Sì, ma subisce un po' l'inquinamento della. purtroppo questa è una società che, come tu sai molto meglio di me, sta subendo ormai da 20 anni un'accelerazione dei processi di innovazione, per cui adesso i vecchi partiti, tutto è vecchio, cioè Esatto. nasce un partito, dopo poco tempo è già vecchio. Infatti c'è a pagina 7 del giornale, manco a farlo apposta, di Fabrizio Rondolino. Il titolo è Letta e Renzi, il PD è roba loro, ma chi è il più democristiano? Si sono alleati perché ognuno ha bisogno dell'altro per consolidare la propria leadership. In Casa Democratica sono protagonisti, il contrario dei figli del PC che sanno solo logorarsi. 53 i parlamentari che tra Camera e Senato fanno capo alla linea di Matteo Renzi, 43 invece i giorni di Letta da Presidente del Consiglio, se ne si è dato lo scorso 28 aprile, lo ricordiamo. Volevo segnalare soltanto un titolo a pagina 9 del Corriere della Sera, un'intervista a un politologo, Roberto Dalimonte, uno Che stimolo noi. interessante. Le ideologie sono in crisi e diminuisce il voto di scambio, ma il calo dei votanti, questo è il titolo, ma il calo dei votanti non è per forza un male, cioè in effetti diminuisce, si riduce un bacino per i politici che vivono di questo Sì. mestiere, per fare voto di scambio. Che in realtà non ci dispiace. Appunto. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, abbiamo il rapporto da Banca Italia, una fotografia con luci e ombre. Puglia, fondi per innovare, ma le imprese sono al palo.
Regione fanalino di coda in ricerca e sviluppo, l'industriale migliorare i bandi poco efficaci. Questo in prima sulla Gazzetta. E invece io andrei su una notizia che è di sport, sì, ma che interessa anche tutti quanti noi. Si parla della cessione del Bari, sono ormai giorni che se ne parla, e sulla Gazzetta si dice che ci sono progressi, progressi sì, l'accordo ancora no. Sabato pomeriggio c'è stato un incontro dopo il quale c'è stato il successivo comunicato congiunto tra appunto Montemurro, possibile acquirente, e Matarrese. Montemurro tenta la scalata, Matarrese prende tempo. È la settimana decisiva, ci dice la Gazzetta del Mezzogiorno. 300.000 euro, ancora con un interrogativo, il mistero della cifra versata dal Treviso. Qua si parla d'altro. Ho letto un altro sommarino, quindi questo è per quel che buongiorno riguarda. Buongiorno Gianluca. Sì, no, perché c'è, nella pagina si parla anche, non c'entra nulla con la cessione del club, si parla anche dell'inchiesta sul Bari Calcio e sulle partite appunto con Treviso e Salernitana, ma questo è un altro discorso. Io andrei su Repubblica, pagina 21, c'è una notizia di cronaca, fa rabbrividire, io lo leggevo adesso nel piedino di prima pagina, risate in pasticceria dopo l'omicidio, presi i killer. Questa è una notizia che onestamente ieri non ho fatto in tempo a sentire, adesso ve la racconto. L'imprenditore di Pesaro, ucciso dal dipendente più amato, è un complice. Su Facebook le foto scattate a colazione. A mezzanotte e mezzo di lunedì scorso lo lasciano sul marciapiede in una pozza di sangue. Due ore dopo, alle 2.30, Donald posta sulla sua pagina di Facebook tre fotografie scattate in una pizzeria di Morciano, dopo distante dalla scena del crimine. Praticamente avevano ammazzato i due complici, il loro titolare. Avevano rubato dei soldi e poi sono andati a fare colazione con un cornetto, si sono scattati la fotografia e i carabinieri ovviamente hanno ripreso tutte le file della questione. Ma la cosa impressionante è che due ore dopo l'omicidio sono andati tranquillamente a scattarsi foto su Facebook. Va bene. Datagate, la talpa è un ex della CIA, 29 anni, per 4 nei servizi, è fuggito da Hong Kong. Da pagina 15 di Repubblica lo scandalo che riguarda quanto è successo negli Stati Uniti tra le intercettazioni telefoniche, a firma di Massimo Vincenzi, inviato, e corrispondente Enrico Franceschini, c'è tutta una disamina che racconta la caccia delle notizie perché Obama sta distruggendo la libertà secondo Snowden. Credevo in lui, ora agisce come Bush. Vorrei segnalare sul Corriere a pagina 13 nuovi malumori del popolo della libertà, la mediazione di Berlusconi. Cioè ci sono alcune dichiarazioni di Anna Maria Bernini rivolte a Letta: stia attento a non cadere nella trappola dello scontro proprio nel momento in cui responsabilmente dovrebbe esercitare con equilibrio il suo ruolo di capo di un governo di larghe intese. Cosa ha fatto, cosa ha detto Enrico Letta 24 ore fa in un'intervista? Che il governo non può restare appeso a, praticamente, alle vicende giudiziarie del capo del PDL. E in effetti, cioè, se dovesse essere sancita l'ineleggibilità di Berlusconi, o se dovesse esserci una condanna definitiva per le sue molteplici inchieste, come facciamo? Cade il governo perché un politico viene condannato, ma se questo vale per Berlusconi dovrebbe valere per tutti. Quanti condannati abbiamo in Parlamento? Cioè, non si può in effetti legare la sorte di un paese, mi chiedo, alle sorti giudiziarie di un leader politico. Beh, questa è una domanda che in tanti si sono chiesti. Noi continuiamo a porci la stessa domanda, quasi come sì, chiederci: ma votare forse è meglio che restare, o restare forse è meglio che votare? Questo è il nocciolo della questione. E quindi, una volta che abbiamo sviluppato questo nocciolo della questione, la Gazzetta che dice? Io andrei sugli esteri, visto che siamo quasi in chiusura. Si parla dell'attentato in Afghanistan nel quale ha perso la vita il bersagliere Giuseppe La Rosa, che aveva anche una casa qui a Casa Massima, ne abbiamo parlato. Non è stato un bambino a uccidere il bersagliere. Si parla di propaganda dei talebani, afferma la Bonino, dinamica poco chiara.
Sì, queste sono le smentite che sono arrivate anche dal ministro Mauro, però in realtà da chi viveva lì, quelle ore concitate, ha potuto confermare che in effetti è stata la mano di un bambino. Comunque, non siamo noi a poterlo dire. Cioè, comunque, ci sono Lega e SEL che promuovono il ritiro dei nostri soldati, se ne parla da tempo. Va bene, siamo in chiusura, abbiamo ancora tante notizie questo lunedì mattina, però il tempo a nostra disposizione si è concluso. L'appuntamento è domani mattina come al solito e a tutti buon inizio settimana e buona giornata. A risentirci.